Juventus Empoli, Juventus Empoli, è finita, ed è finita 1, 2, 3, 4, 4 a 0, e di certo e sicuramente sono veramente, ma veramente super, ma super contento per questa vittoria, ragazzuoli. Doppietta di Adrien Rabiot, un giocatore semplicemente, meravigliosamente sontuoso, fenomenale, McKennie e Ken. Mamma mia, che Juventus che abbiamo visto, ragazzuoli, che Juventus. Ma comunque, tralasciando il tutto, prima che io inizi concretamente a dirvi un po' la mia opinione, una mia breve opinione su questa di partita, se vi va, e grazie mille per chi lo farà, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel mi piace, iscrivendovi al canale e attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi contenuto che caricherò. E qui sotto vi lascio i link dei miei altri social network e ditemi assolutamente, fatemi sapere la vostra di opinione nei commenti. Bravo Max, bravo Allegri, bravo Allegri. Non c'è né assolutamente, cioè, di certo sulla formazione mi aspettavo di meglio. L'unica cosa che non mi è piaciuta è la formazione, ma adesso via, via la situazione, la cosa della formazione. Cioè, abbiamo vinto 4-0. 4-0, chi se l'aspettava che andassimo a vincere per ben 4-0? Comunque, cioè, di certo, comunque 4-0 è veramente un risultato molto, ma molto, molto, molto bello. E se andiamo a parlare della partita un po', è stata di certo una partita che in complessivo l'abbiamo pienamente che dominata. Pienamente che dominata. Cioè, il primo tempo è stato metà-metà. Metà-metà posso dire. Metà-metà. Una Juventus a due facce. Nel primo, che nonostante siamo andati in vantaggio, ci siamo fatti bullizzare, posso dirlo, abbastanza poco dall'Empoli. Cioè, dall'Empoli come? Dal possesso palla. E noi che siamo andati in gestione, ma era una gestione non efficace. Ma ce ne siamo usciti col vantaggio 1-0, dove abbiamo fatto fatica ad entrare nell'area dell'Empoli. Ma poi il secondo tempo è storia. Il secondo tempo è stato storia. Il secondo tempo è stato pienamente storia. L'Empoli che pienamente muore, si abbassa, non prende più, sparisce la loro tenacia che hanno avuto nella seconda parte del primo tempo, e poi noi facciamo una gara veramente di personalità, voglia, tenacia, una Juventus semplicemente organizzata, ma in primis la cosa più importante, parlo della partita, che abbiamo dato continuità al secondo risultato consecutivo buono. Vinto contro il Torino 1-0 e vinto contro l'Empoli per ben catapere 4 pere. 4 pere assolutamente. Dicevo, personalità, voglia, gioco, più coraggiosi, siamo stati più coraggiosi e tranquilli e vogliosi. Si è vista la voglia della squadra, si è vista la compattezza della squadra, si è vista una bella Juventus, si è vista una bella, splendida Juventus, sinceramente. Bravi, complimenti, complimenti. I gol sono stati fatti tutti meravigliosamente. Diciamo, tranne il primo gol di Ken che poteva fare pienamente doppietta, ha fatto una gran signora partita. McKennie, in complessivo, come tecnica in campo, non ha pienamente giocato bene, ma dopo il gol si è fatto per lo più vedere, e l'altro ha fatto una partita fenomenale, Adrien Rabiot ha fatto una partita fenomenale con gli strappi che fa, il colpo di testa che fa, e poi il gol su un Locatelli sontuoso, sontuoso oggi, a Danilo, Adrien Rabiot, che chiude le sorti della partita. Mi è piaciuta sta Juventus, una vittoria che di certo che era obbligatoria per far continuare, sperando che continuino per continuare su questo percorso di risultati positivi.
di buoni risultati assolutamente. Vittoria dopo vittoria, step by step, sinceramente. E adesso, sicuramente, di certo, testa al Benfica. Benfica, dovremmo pienamente andarli a battere. Sta Juventus, di certo, ha convinto. L'ho detto ieri nella mia live. Spero vivamente di venire nel post partita dicendo: abbiamo vinto, convinto, meritato. Ed eccoci qua. Ed eccoci qua. Tutte queste sono vere perché la Juventus ha vinto, convinto e meritato. E meritato. Spero veramente che mi abbiate capito. Poi, ragazzi, i cambi che sono entrati, mi è piaciuto veramente Ealing che speravo ogni 2x3. Dai, date palla a Ealing, Miretti che stava pur per segnare, bravo Ealing, comunque è entrato subito bene. Milik anche lui poteva segnare, Alexandro nulla di che, Paredes anche lui poteva pienamente segnare. Comunque una Juventus, come detto, coraggiosa, con idee, personalità e voglia. Non ci siamo messi in difesa dopo il 2-0, sempre abbiamo attaccato, sempre abbiamo attaccato, sempre, sempre attaccavamo, sempre, sempre, tralasciando il primo tempo. Lasciando il primo tempo che è stata tutta un'altra Juventus diversa e non come il secondo tempo, perché il secondo tempo abbiamo avuto veramente un miglioramento da qui eravamo in basso e siamo saliti per bene. Dai, sono pienamente che contento. Dispiace di certo per Fagioli che non abbia giocato, che più ci penso più mi incazzo sinceramente. E se continua così la situazione, lo voglio dire, non, volevo anche evitarlo. Spero ovviamente per il bene, per il suo di bene, che parta a gennaio, in prestito secco, in prestito o nel venderlo, farebbe più bene, sarebbe meglio per lui. Comunque, tralasciando questa situazione, speriamo pienamente che arrivi il suo di momento, nonostante siamo già. Manca poco e ci fermiamo con il mondiale di mezzo. Ma comunque, tralasciando tutto, di certo ne riparlerò domani nelle pagelle di Juventus e Empoli. Bravi tutti, complimentoni, sono pienamente che contento per questa vittoria. Dusan Vlahovic che non si è fatto pienamente vedere, ma ha fatto il lavoro sporco, sponde così, eccetera, eccetera. Ma ne parlerò pienamente domani. E io vi mando un saluto. E un grandissimo abbraccio, bravo Quadrado comunque per concludere anche Locatelli fenomenale e Kostic. Comunque dai basta, andrei su un saluto, perché non voglio dire tutto, voglio lasciare qualcosina per domani nel pagello. Comunque, andrei su un saluto, un grandissimo abbraccio e ci becchiamo al prossimo video che di certo sarà pagelle Juventus Empoli e tornerò a parlare sempre della partita anche di altro, spero. Cioè, spero comunque. Attivate la campanella, dai. Andrei su un saluto, un grandissimo abbraccio e sempre, ma per sempre, fino alla fine, forza Juventus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 a 0. Ciao, ciao.